Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi faccio un video che praticamente voglio fare dal primo giorno in cui ho aperto il canale, ovvero il bookshelf tour. Finalmente lo posso fare perché sono nella mia casa definitiva, mentre per qualche anno sono stata in una casa in affitto. Finalmente posso farvi vedere tutte le mie librerie e tutti i libri che contengono. Una piccola premessa: prima di tutto, se volete rendervi conto della stanza dove tengo tutte le librerie, vi rimando a questo video che ho girato qualche tempo fa in cui riordinavo quella stanza e tutti i suoi libri, così vi fate un'idea generale, però in quel video non si vedono i libri nel dettaglio, qui invece sì. Un'altra cosa che devo dire è che io ho praticamente solo ed esclusivamente libri che mi sono piaciuti in libreria, ecco, quindi non sono tantissimi. Perché? Perché nonostante, cioè sono tanti, però dico per la quantità di libri che leggo abitualmente non sono, ecco, così tanti, perché io fino a che ho avuto il negozio avevo la possibilità di rivendere come usato i libri che non mi erano piaciuti tanto o che mi erano piaciuti ma che non volevo tenere nella mia libreria, cioè semplicemente dei libri che sì, avevo letto, erano stati carini, ma che effettivamente non pensavo di tenerli per sempre con me nella mia casa. È per questo quindi che mi sentirete dire spessissimo: questo è bellissimo, questo è stupendo, questo è magnifico, perché obiettivamente ho tenuto quelli che ho amato di più. E niente, io spero che vi piaccia e allora vi lascio subito al video. Eccoci qua, allora questa è la mia libreria in questo momento, questo è un lato e questo è l'altro. Se ricordate l'ultimo video quando insomma riordinavo la libreria, questa libreria per il momento è vuota, mentre questa qui è dedicata agli album delle foto, quindi oggi non guarderemo queste due ovviamente. Per quanto riguarda invece questa parte di libreria, questa più scura, quindi gli scaffali qui e i libri lassù, sono tutti del Maritino, mentre le due librerie più chiare e questa qui sono tutte mie. Al momento, come sapete, ho lasciato delle parti di libreria vuote perché così ho la possibilità ancora di aggiungere volumi, nel senso che se avessi avuto tutte le librerie strapiene sarei entrata in crisi perché avrei saputo dove mettere i prossimi volumi. Invece chiudendo la libreria, un sacco di librerie le ho potute portare a casa, quindi chiudendo il negozio intendo, ho potuto portare diverse librerie a casa e in questo modo anche per il futuro sono a posto. Comunque oggi noi vedremo 1, 2 e 3. Questo è il primo scaffale ed è dedicato interamente a Ken Follett. In realtà, come vedete, i libri non mi entrano perché prima erano proprio precisi e ne ho aggiunti due ultimamente, questi che sono sopra, quindi devo trovare un modo per farli stare tutti sullo stesso ripiano. Comunque, cominciamo. Abbiamo qui I pilastri della terra e Un mondo senza fine, che sono seguiti da La colonna di fuoco, che è appena uscito. I pilastri della terra li ho letto dopo che era già uscito Mondo senza fine, avevo già letto questo, quindi questo si trovava solo in versione economica. È stata molto dura, ma alla fine sono riuscita a trovare anche la versione con la copertina rigida, perché le volevo assolutamente tutte e tre uguali. Questa si chiama la trilogia di Kingsbridge ed ha appunto I pilastri della terra, Mondo senza fine ed ecco qua l'ultimo arrivato, il più bello di tutti, che lo vedete che è bello nuovo, La colonna di fuoco. Segue poi la trilogia The Century Trilogy, ambientato durante tutto il Novecento con tre generazioni della stessa famiglia, La caduta dei giganti, L'inverno del mondo e I giorni dell'eternità. Faccio anche un'occhiata della copertina. La caduta dei giganti, bellissima questa, L'inverno del mondo e I giorni dell'eternità. Su questo lato invece ho tutti i libri in versione economica di Ken Follett, quindi quelli un po' più vecchi, ed è sicuramente una collezione che devo terminare. Notte sull'acqua è l'unico che devo ancora leggere, l'ho preso usato in questi giorni. Poi abbiamo Sulle ali delle aquile, Un letto di leoni, Una fortuna pericolosa, Un luogo chiamato libertà, Il martello dell'Eden, Codice a zero, Il mistero degli studi Kellerman e Nel bianco. Un luogo chiamato libertà mi è piaciuto tantissimo, proprio molto bello, anche Una fortuna pericolosa è molto bello e molto avvincenti sono sia Codice a zero che Nel bianco.
Passiamo adesso al secondo scaffale. Ora ho messo la telecamera sul treppiede perché sennò non riuscivo più a tenerla in mano. Comunque qui abbiamo tutta la saga di Harry Potter, quindi abbiamo la pietra filosofale, la camera dei segreti, il prigioniero di Azkaban, il calice di fuoco, l'ordine della Fenice e il principe mezzo sangue, e i doni della morte. E i doni della morte ho anche la versione in inglese perché ho letto prima questa. Io quando uscì in inglese lessi prima la versione in inglese perché non volevo farmi spoilerare niente, e confesso di non aver mai letto quella in italiano, quindi devo recuperare perché sicuramente qualche particolare me lo sono perso. Sull'altro lato invece abbiamo la trilogia di cioccolato di Joan Harris. Purtroppo ho la versione della Garzanti economica, quindi più bassa delle altre due, e un po' mi dispiace. Comunque ho cioccolato, le scarpe rosse e il giardino delle pesche e delle rose. Per farvi capire, insomma, le copertine, che cioccolato è più famosa, mentre queste un pochino meno, sono sempre meravigliose. Infine, sempre di Joan Harris, li tengo tutti insieme, ho 5 quarti d'arancia, mi cade, 5 quarti d'arancia, che è un romanzo meraviglioso, bellissimo, stupendo, spero che lo leggerete perché mi è piaciuto tantissimo. Su questo scaffale ho praticamente tutta una serie di libri gialli, svedesi, quindi di autori svedesi, che ho preso in edicola. Il primo è La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, che mi è piaciuto tantissimo. Ho letto poi i secondi due, quindi L'uomo inquieto e Il sangue versato, che mi sono piaciuti molto meno. Cioè, secondo me l'idea della casa editrice era quella di pubblicare un bellissimo primo volume, di modo che fossimo invogliati a comprare anche il resto, ma in realtà gli altri due per ora non mi sono piaciuti molto. Abbiamo poi La donna in gabbia, Il testamento di Nobel, La principessa del Burundi, L'ultimo lappone, L'uomo in vetrina, Brava, Anatomia di un'indagine, Nessuno conosce il mio nome e L'inganno del passato. Scusate, gli ultimi mi sono accorta ora che non li state vedendo. Eccoli qua, questi sono gli ultimi. E in realtà, come non so se lo leggete, comunque questo è il numero 12. C'era anche il 13, il 14 e il 15 che non ho preso perché era la trilogia di Uomini che odiano le donne, che io ho già letto, quindi non li ho ripresi. Ok, qui in basso torno a tenere la videocamera in mano, quindi scusate se sarà un po' traballante. E qui abbiamo la trilogia di Miss Peregrine, quindi Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali. Eccolo qua, Hollow City e La biblioteca delle anime. Poi abbiamo la tetralogia di Elena Ferrante, quindi L'amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta, che però io ancora, questi tre volumi mi mancano, come anche questi due e questi tre, e dico il primo l'ho già letto, invece mi è piaciuto moltissimo. Poi abbiamo la duologia, non so se si dice, comunque è una trilogia, scusate, perché questo contiene due libri, 1Q84 volume 1 e volume 2 e 1Q84 libro 3. Letti tutti e due, questo mi è piaciuto moltissimo, questo molto poco. I giorni della leggerezza, quindi la saga di Casalè, ce l'ho perché l'ho preso in negozio quando prima di chiudere, non l'ho ancora letto, ma sono sicura che mi piacerà perché tutte le persone che più ammiro e con le quali condivido i gusti hanno detto di averlo amato. Infine abbiamo la tetralogia, anche se in realtà soltanto tre volumi, di Zafon, purtroppo in tre edizioni diverse. La prima è Oscar Absolute e L'ombra del vento. La seconda è Il gioco dell'angelo di Oscar, della collana Oscar bestseller. E l'ultimo, che mi è stato regalato poco dopo l'uscita, è Il labirinto degli spiriti, quindi Pace. E in realtà, appunto, tra l'ultimo e il secondo c'è un terzo volume che al momento mi manca. L'ultimo scaffale, questo che vedete qui sotto, io sono seduta a terra, è praticamente lo scaffale dove ho messo i libri più vecchi, quelli che mi sono portata dietro dalla mia adolescenza. Abbiamo qui, lo so che la luce non è molta, comunque qui la tetralogia, anche in questo caso, di Twilight, e oltretutto condizioni penose perché abbiamo Twilight senza sovracopertina, New Moon, scusate, con tutto a posto, Eclipse volevo dire, New Moon è qui in versione economica, e poi abbiamo Breaking Dawn, che è anche questa in versione con copertina rigida ma senza sovracopertina. Quella strana ragazza che abita in fondo al viale, libro preso dalla mia mamma, dalle librerie della mia mamma, bellissimo, non so se riuscirete a trovarlo in realtà.
Stabat Mater, che ho amato, di Tiziano Scarpa, spero che lo leggete perché è molto bello. Sogno ad occhi aperti, è un libro fantastico, anche questo non credo si trovi, ma guardate dentro le pagine, sono completamente rosa, che quindi insomma è molto particolare. Ho poi un paio di libri di Coelho, Lo Zahir e Il diavolo della signorina Prim, Storia di una capiniera di Verga, Il viaggio di Parvana di Deborah Ellis, lettura consigliatissima per i ragazzi delle medie o delle superiori perché è veramente molto toccante. Notre Dame de Paris di Victor Hugo, il mio amato Victor Hugo, Michael Ende, La storia infinita, Il miglio verde di Stephen King e Dracula di Bram Stoker. Proseguiamo adesso con il primo scaffale della libreria bianca. Allora abbiamo Il Cavaliere d'Inverno qui, che è il primo di una trilogia, se non erro, di Paulina Simons, o Simons, non so. Comunque è carino, ma non mi è piaciuto moltissimo, ancora non sono riuscita ad andare avanti. Etta e Otto e Russell e James, meraviglioso, letto con grande piacere. Qui praticamente ho raccolto un po' di romanzi che sono semplicemente in ordine di altezza, niente di che. Furore di John Steinbeck, come vedete, addirittura ho messo dei segni, insomma, sulle parti che mi sono piaciute di più. Una crociera sui tacchi, La meccanica del cuore di Mathias Malzieu, bellissimo, meraviglioso, leggetelo. The Help di Catherine Stockett, La ladra della primavera, anche questo mi è piaciuto tantissimo, è un bellissimo romanzo storico, mezzo thriller. L'ultima volta che l'ho vista di Charlotte Link, anche questo è un giallo, oltretutto Charlotte Link scrive veramente molto bene. 19 minuti, amato alla follia, di George Picoult, meraviglioso, oltretutto parla di uno dei grandi drammi di questo momento, ovvero gli adolescenti armati. Poi abbiamo Suite francese di Irene Nemirovsky, che mi è piaciuto moltissimo. Leggerlo di Tateran, adorato fino alla morte, come vedete anche qui pieno di segni perché insomma devo ricordarmi delle parti. Memorie di un soldato bambino, meraviglioso, toccante, tristissimo da leggere. Il grande Gatsby, anche questo mi è piaciuto molto. E poi La domenica lasciami sola di Simonetta Sciandivasci, che niente, ho adorato. Su questo scaffale contenono i romanzi, in questo caso ho messo quelli con la copertina rigida. Il primo che troviamo è Splendore di Margaret Mazzantini, che è anche firmato a Barbara e Martina, Barbara è la mia mamma, e non mi è piaciuto moltissimo, cioè c'è un messaggio strano alla fine che non ho condiviso. Il diavolo vince a Wimbledon, carino, un romanzo molto semplice ma scritto bene. Una canzone quasi dimenticata, in negozio ne ho venduti una marea perché lo consigliavo sempre, veramente spettacolare. Poi abbiamo Big Magic, adorato alla follia, cioè praticamente li sto adorando tutti perché poi io tengo soltanto quelli che ho amato di più, quindi Big Magic di Elizabeth Gilbert, amato tantissimo, insieme a Mangia Prega Ama, che è appunto della stessa autrice. Bambini di ferro, della nave di Teseo, mi è piaciuto moltissimo, Viola di Grado non la conoscevo, invece ho scoperto essere anche un'attrice molto amata. Memoria di una geisha, Cioccolata per due, romanzetto molto semplice che però a me è piaciuto. E poi abbiamo i due libri di Tom Ford, eccoli qua con il loro bel prezzo di fronte. Comunque Il gusto proibito dello zenzero, molto bello, e Come un fiore ribelle, bello, ma mi è piaciuto meno di questo. Infine, con la copertina in avanti, perché avendo molto spazio ho anche la possibilità di mettere in mostra quelli che mi sono piaciuti di più, ho inserito chiaramente La luce sugli oceani, che è un libro spettacolare, dovete assolutamente leggerlo perché tratta dei temi veramente toccanti, importanti, e soprattutto c'è il tema della famiglia adottiva e famiglia di provenienza che mi coinvolge particolarmente. Su questo scaffale ho inserito, con la copertina in avanti anche in questo caso, La nave di Teseo di J.J. Abrams. Ho dedicato l'intero video a questo meraviglioso libro, quindi insomma spero che lo andrete a recuperare. E poi qui con questo bel reggi libri, non so come si possa chiamare, comunque ho messo tutti i libri in inglese che ho. Quindi abbiamo The Library at the Edge of the World, che devo ancora leggere, non mi ricordo più il titolo, If Bill Street Could Talk, già letto, Next to Love, già letto, The Book of Tomorrow da leggere, The Night Circus da leggere, The One Memory of Flora Banks da leggere e Meet Me Under the Mistletoe letto.
In realtà l'unico che posso tenerci a far vedere è questo qui, che è quello di cui ho sentito più parlare e che ho sempre sentito, insomma, solo cose positive. Questo scaffale in realtà è mezzo vuoto, comunque ci sono quelli che... Niente, qui ci sono praticamente due non romanzi, ma in realtà non lo so, li ho anche da un'altra parte. Comunque questo è il libro sullo yoga, e manuale per la pratica a casa, l'ho preso prima di cominciare a fare yoga in palestra, comunque via via lo riprendo per prendere ispirazione per qualche esercizio. L'altro invece è il libro per il matrimonio, per il nostro matrimonio, che mi aveva regalato la mamma prima di sposarmi, per annotare un po' tutto quello che tutti quelli che erano i preparativi, ecco. Mentre su quest'altro lato ho inserito altri due romanzi, quindi qui sicuramente continuerà la fila di romanzi, e via che li comprerò, è The Touch di Randall Wallace e Dove nasce l'arcobaleno di Andrea Caschetto, che sono due romanzi, in realtà questo non è un romanzo, è più un memoir, diciamo, comunque che mi hanno molto molto emozionato, e quindi ho deciso di tenerli insieme. Vi faccio vedere adesso l'ultimo scaffale della Libreria Bianca e anche l'ultimo dell'altra che sta qui accanto, perché hanno praticamente lo stesso tema, ovvero libri che ho messo da parte per il futuro bambino, nel senso che sono sia libri che mi piacevano particolarmente dal negozio e me li sono portati a casa quando ho chiuso, ma soprattutto sono libri che avevo io quando ero bambina e che non ho voluto gettare. Quindi abbiamo Tante storie per sognare, Enrichetto dal ciuffo e altre fiabe, non so perché, ma questo qui mi ricorda la mia infanzia, non potevo abbandonarlo. Poi abbiamo Tarzan, Una ragazza fuori moda, questo magari più, insomma, da ragazzine, per un po' più grandi, Le avventure di Cipollino, e regalato dalla mamma recentemente, La storia della buonanotte per bambini ribelli, vabbè, che tutti conoscete perché è strafamoso. Poi ho la versione che tanti di voi amano, quando ho fatto il video sui libri vintage me l'avete adorato, insomma, che sono i quattro libri delle piccole donne, quindi piccole donne crescono, piccoli uomini e i ragazzi di Joe, tutte in un unico volume bellissimo vintage della mia mamma. E infine ho preso, ecco, questi sono nuovi dal negozio, Le avventure di Pinocchio e Il libro della giungla, in queste edizioni un po' più curate, in copertina rigida, perché mi piacevano tantissimo. Come dicevo, ecco qua anche lo scaffale accanto, quindi abbiamo un sacchetto di biglie che ho letto alle scuole elementari, meraviglioso. Poi ho questo, che in realtà non so che farmene perché non è un libro per bambini, comunque La metamorfosi del parafulmine, il libro che aveva scritto il mio professore con la sua dedica quando facevo le medie, però non lo so, non ho nemmeno mai letto. Barzellette super top compilation, questo l'ho tenuto perché al suo interno c'è una dedica, grazie per le soddisfazioni che ci ha dato, non so se si riesce a leggere, comunque era per una pagella buona che avevo avuto da bambina e quindi i miei genitori mi avevano regalato il libro. Il gran sole di Hiroshima, CP, grande classico. E poi qui ho messo qui Bella Vista, L'orso Bernie, che vabbè è una storia nelle pagine cartonate, e poi una serie di titoli di fiabe, insomma, Cenerentola e altre fiabe, C'era una volta un cucciolo, Il grande libro della sirenetta innamorata, Piccole donne in versione per bambini, e C'era tre volte, che comprende tre storie che sono, ve lo leggo da qui, Viaggi di Gulliver, Il barone di Munchausen e Il giro del mondo in 80 giorni. Comunque questi non ve li faccio vedere nel dettaglio perché sono una cosa, insomma, un po' più mirata. Saliamo poco sopra e troviamo qui uno spazio vuoto in cui c'è, in realtà però ce l'ho su a casa, il libro, quello su animali fantastici e dove trovarli, comunque l'avete visto mille volte. E poi ho i primi due volumi di Harry Potter, quindi La pietra filosofale e La camera dei segreti nelle versioni illustrate, tra poco uscirà il terzo, lo prenderò, insomma tanto li prenderò tutti. E qui sopra avevo questi piccoli pancake finti, ovviamente, di quelli, insomma, dove ci si può attaccare anche dei bigliettini o sono come segnaposto eccetera, mi piacevano e li ho semplicemente messi sopra a decorazione. E poi ho Le fiabe di Bedelbardo e Il Quidditch attraverso i secoli, lo faccio vedere. Purtroppo Animali fantastici e dove trovarli in questa edizione qui non si trova più, quindi non l'avrò mai.
Continuiamo sullo scaffale superiore, abbiamo Valeria Massimo Manfredi, questi sono libri, non lo so, dai ragazzi, non c'è un ordine praticamente, non so perché le mie associazioni di idee me l'hanno fatti mettere insieme, comunque, Teutoburgo, che non ho ancora letto ma che è autografato dall'autore, sono andata a vedere la presentazione di questo libro, poi ho Gli Amanti, Romeo e Giulietta in Afghanistan, sembra una scemenza, invece è veramente veramente molto bello e molto interessante. Amos Oz, che conoscerete tutti perché è un grandissimo autore, e il suo Giuda, anche qui i miei post-it segna pagine importanti. Cade tutto. Poi ho Esodo di Domenico Quirico, consigliatissimo soprattutto in questo periodo, chiaramente. Qui al centro ho inserito Paolo Coelho e Amore, che sarebbe tutte le frasi più belle dei suoi libri e le frasi d'amore, insomma, dato che a me come scrittore Coelho piace tanto, anzi poi si leggerà Coelho, presumo, comunque uguale, molte sue frasi mi sono rimaste nel cuore e ho preso volentieri questo librettino che le raccoglie tutte. E poi qui invece ho tutti i non romanzi. Quindi qui abbiamo Dire, fare e ringraziare, Le brevi storie della Marina, che è scritto da un'autrice qui della mia zona, anche questo con dedica. Poi ho, questo non ve lo posso far vedere perché è una cosa che ho fatto io, Le donne ce la fanno sempre, Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine, storia di un'adozione, meraviglioso, mi ha fatto piangere tante lacrime. Gesù e le donne, che mi è piaciuto molto, Zarnafisi, La Repubblica dell'Immaginazione, che ancora non ho letto, e Prigionieri dell'Islam di Lily Gruber, che ancora non ho letto. Nuovi romanzi su questo scaffale, Anna e l'Uomo delle Rondini, che mi è piaciuto molto, La Vita degli Altri, che devo ancora leggere, La Moglie dell'Aviatore, queste sono le mie edizioni Neri Pozza, che io adoro, Noi, di David Nichols, che mi è piaciuto tantissimo. Poi ho i miei due libri dell'Orma Editore, L'altra figlia, letto, meraviglioso, e Martin il romanziere, che è invece una raccolta di racconti che ancora non ho letto. Entra nella mia vita di Clara Sanchez, lo sto leggendo in questo momento, La donna che leggeva canzoni mi è piaciuto tantissimo, La libreria di una Minizzi, bel libro, Sherlock Holmes, tutti i racconti, questo c'è anche il segnalibro perché via via intanto la sera me ne leggo uno, Il regalo più bello, questo era uno dei libri che ho letto per Natale, mi è piaciuto tanto, veramente tanto, è una raccolta di racconti bellissima, Canto di Natale di Charles Dickens e La casa delle parole, che ancora non ho letto e l'ho preso al Salone del Libro quest'anno. Qui in bella mostra, beh questo lascio da una parte, in bella mostra invece ho messo Il colore della gioia di Diana Rosi, che mi è piaciuto tantissimo, come sapete. Siamo arrivati all'ultimo scaffale sulla cima della libreria e qui ho raccolto praticamente tutti i gialli, tendenzialmente, penso di averne dimenticato solo uno che ho messo tra i romanzi, comunque L'amore bugiardo di Gillian Flynn, meraviglioso, l'ho messo anche in avanti perché mi è piaciuto tanto, Il segno della croce di Glenn Cooper, La verità sul caso Enrique B mi è piaciuto moltissimo, Uomini che odiano le donne, stramato, letto in una settimana, qui ci dovrebbe essere... non mi ricordo come si chiama quello di mezzo, comunque non so perché non lo riesco più a ritrovare, La regina dei castelli di carta, il terzo, mai finito purtroppo, Il domatore di leoni di Camilla Läckberg, l'ho preso in realtà, ancora non l'ho letto, però so che lo amerò perché voglio tutta la serie di libri di Camilla Läckberg, La mattina del 25 dicembre, se riuscite a trovarlo leggetelo perché è un bellissimo giallo ambientato a Natale, e poi due libri che sono sempre gialli di Sofia Anna e sono Non è mia figlia e Non è come pensi, io entrambi li ho amati con dei finali molto sorprendenti. Bene ragazzi, questa è la mia libreria, questi sono i libri che mi sono più rimasti nel cuore o quelli che sicuramente entreranno a far parte del mio cuore o comunque dei miei preferiti. Io spero che vi sia piaciuto, spero soprattutto abbiate trovato dei titoli che vi possano ispirare o magari dei titoli che abbiamo in comune, quindi fatemi sapere se anche voi avete qualche libro della mia libreria nelle vostre librerie e noi ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!